già assessore alla cultura nell'attuale amministrazione, laureato in lettere, indirizzo storico ed arti visive, attualmente studente di storia e beni culturali presso l'Università Pontificia, e si è distinto nei 5 anni passati per aver avuto un grande impegno nel risveglio culturale del paese. Non hai bisogno di ulteriori presentazioni, Pasquale, però ti lascio la parola affinché tu possa spiegare al paese i motivi di questa tua nuova candidatura. Grazie Federica. Mi verrebbe da dire ben ritrovati a questo punto. Forse realmente mi sono reso conto di quanto sia emozionante ritornare qui quando mi sono seduto insieme agli altri ragazzi. Quindi vi chiedo scusa per questo tono di voce forse un po' incerto. Non lo sono sicuramente le idee. Dalla mia che mi aiuta però ho il fatto che effettivamente non vi rivedo qui dopo 5 anni. Non è passato questo lungo lasso di tempo, ma effettivamente abbiamo avuto tante occasioni di incontrarci anche qui in questo luogo. Io credo che ricordiamo tutti 5 anni fa il degrado di questo luogo, sia fisico che sociale. Fortunatamente credo che abbia ritrovato il posto che merita, cioè un luogo di memoria, un luogo di ricordo, un luogo di ricordo storico, di riflessione sul presente. È un luogo dove si sono svolte tante manifestazioni culturali, anche grazie alle associazioni, tante e davvero valenti, che avevano bisogno di un supporto, che animano il territorio e questa nostra comunità. Effettivamente abbiamo puntato tanto sul risveglio, diciamo così, culturale. L'abbiamo fatto perché è una scelta ponderata, perché non sono io, ma tutti ci abbiamo lavorato, siamo convinti ancora oggi che davvero la cultura e tutto ciò che ruota la cultura può essere non l'unico, ma forse il più importante mezzo per riacquistare un'identità bovalinese, un'identità sociale, un'identità di comunità che può risvegliare il senso civico, ci può fare capire davvero chi siamo e anche, perché no, forse soprattutto è un mezzo di aggregazione sociale e di risveglio economico, un aspetto che si trascura sempre, forse non si è compreso fino in fondo, e invece la cultura è anche deve essere questo, deve essere un risveglio economico, un aiuto economico per la nostra comunità, per chi vuole restare a vivere in questo paese e vuole continuare a investire in questo paese. Realizzare l'archivio storico non è stato creare un cimitero laico di vecchie scartoffie, ma è stato appunto riepoparci della nostra identità, aiutare anche l'azione amministrativa, come tutte le altre. Sono stato qua censurato intanto. Forse vabbè, parla a braccio, mi sentite? Avevo finito il tempo. Come tutte le altre attività, non sono però qui per parlare, sarò breve, giuro, di passato, anche di questo passato recente, di questi 5 anni, però effettivamente era giusto partire da una base. Questa è la base da cui ripartiamo. Qual è la nostra idea adesso? La nostra idea adesso è sicuramente continuare a investire. Prova. Così va meglio. Continuare, dicevo, vabbè, a investire su quella che sono le nostre manifestazioni, la nostra identità culturale, sul premio La Cava che ha portato il nome di Bovalino davvero in tutto il territorio nazionale in alto. Finalmente si è parlato in positivo per quella che è la cultura bovalinese, per quella che è la società bovalinese. Abbiamo intenzione di continuare a investire su quello che è il progetto di recupero di Bovalino Superiore, già sicuramente iniziato, e con i Borghi Autentici d'Italia ha dato una grande mano, una grande scossa di recente, questo reale modo di fare rete, di portare avanti progetti con i borghi italiani. Ma l'investimento di cui abbiamo parlato tanto, di 1,5 milioni, che a breve avrà inizio, sicuramente porterà economia per il nostro territorio. Proseguire in quello che è stato il progetto del gemellaggio con la città giapponese di Rado, dove è stato martirizzato il beato Camillo Costanzo, un'operazione sicuramente complessa. Si parla di uno stato estero, si parla di un periodo anche particolare per tutto il mondo, non solo per l'Italia. Proseguire in quello significa portare realmente turismo, oltre che scambi culturali e di idee, che questo già dovrebbe bastare. E tutte le altre attività che già abbiamo iniziato
e vogliamo continuare. Abbiamo parlato l'altra sera, abbiamo avuto modo di parlare di albergo diffuso, ad esempio. Tutto questo tipo di attività quotidiana è anche straordinaria, permettetemi il termine, che può portare aggregazione sociale, che può portare turismo, che può portare crescita culturale e di identità. In ultimo, spero e credo davvero che fra 5 anni, se, non lo so, sarò ancora candidato, rifaremo qui la presentazione, lo faremo in un ambiente diverso, perché è un progetto in cui anche davvero crediamo tanto, è questo della Casa della Cultura e di questo, è il fatto che il Parco delle Membranze diventi un centro culturale con questo finanziamento di circa 500.000 euro già mandato a gara, che mi permetterà di portare qui le biblioteche, permetterà qui di creare dei centri culturali, di creare questa villa, di fare in modo che diventi un modo per sia poter svolgere manifestazioni di ogni tipo, sia anche attività artistiche, teatrali, quotidiane da parte di tutte le associazioni e di chi ne avrà la voglia e la possibilità, così come lo stesso avverrà a Bovolino Superiore. Concludo. Federica anticipava che ognuno di noi ha scelto una parola. Io ho scelto credibilità. Io sono sicuro che adesso qualcuno si perderà, leggeremo delle ridondanti interpretazioni etimologiche del termine credibilità. Io credo che la progettualità, le idee, l'impegno, il lavoro di questi anni e quello che porteremo avanti sia la vera prova della credibilità di questo progetto. Io credo che le loro e le nostre professionalità, il nostro impegno, le nostre idee, il nostro essere uniti, il nostro, permettetemi la metafora, visi puliti, sia il segno più evidente della credibilità, non mia, o forse mi permetto di dire non solo mia, ma di tutto questo, il progetto, questo progetto che si chiama Agave, questo progetto che dal 2013 si impegna per Bovolino e vuole continuare a farlo ancora adesso e nel futuro. Per questo motivo ho già parlato abbastanza, mi taccio perché abbiamo la fortuna, non sarà una presentazione noiosa perché ognuno di loro ha realmente delle idee concrete, ha realmente la propria, lo dicevo, professionalità, è giusto che abbia modo di presentarsi e di fare vedere quello che è lo spessore, ora sì, culturale e umano del nostro progetto. Forza Agave, evviva Bovolino e ci vediamo presto.